che arriverà Luciano D'Alfonso. Questo era il primo appuntamento di Luciano D'Alfonso per questa sera, però credo che si sia fermato, scusate, si sia fermato un attimino qui ai gesuiti, così mi dicono. Io perché innanzitutto questa sera questo incontro? Innanzitutto scusate della dimensione di questa stanza, forse non, come dire, non è grande a sufficienza per contenere tutti, però quello che mi fa piacere è che molti a cui siamo in pratica è stato dato l'invito sono intervenuti questa sera e siamo veramente in tanti. La cosa chiaramente mi rende molto molto felice e soddisfatto. La prima domanda che bisogna porsi è perché questo incontro. Chiaramente voi sapete che adesso ci saranno le elezioni amministrative, comunali e regionali il 25 di maggio e sapete anche molto probabilmente che prima, quindi propedeutico, in maniera propedeutica, ci sono le elezioni alle primarie che fa il centrosinistra. Centrosinistra che ha diverse persone che ha messo sul campo, parlo chiaramente del comune di Pescara e poi parleremo della regione. Io, come mia abitudine, voi mi conoscete ormai, molti mi conoscono da parecchio tempo e sanno perfettamente che io non con molta chiarezza cerco sempre di far capire qual è la mia idea. La mia idea è quella di portare chiaramente, come indicazioni che io do a voi amici, di portare la candidatura di Marco Alessandro. Sono in tre insieme ad altri che concorreranno di altre formazioni politiche e credo che l'amico Marco riesca, diciamo in pratica, ad essere quello che per me ha le caratteristiche per essere un ottimo sindaco della città di Pescara. Conoscete, in molti oramai è una persona colta, una persona corretta. Volevo sentire il seguito. Lo scriviamo alla fine. È una persona che è capace di fare la sintesi, come si suol dire, quindi sicuramente sarà la persona adatta, idonea per poter far crescere la città di Pescara. Io credo che il partito, come la vedo io, avrebbe dovuto, secondo me, imporre la candidatura di Marco Alessandrini come unico candidato del PD. Due sono i motivi, secondo me, per cui doveva essere lui il candidato e altri dovevano fare il famoso passo indietro. Uno, il sondaggio che è stato fatto e che è stato fatto dal segretario regionale fa capire in maniera chiara, che Marco è il più forte di tutti. C'è stato un sondaggio, non è che lo dico io. Poi un'altra cosa importante, la seconda cosa, non è possibile che il partito utilizzi le persone come è successo 5 anni fa quando il partito non riusciva a candidare una persona a sindaco della città di Pescara e poi invece quando si capisce che c'è la possibilità di poter vincere in tanti vogliono essere candidati. Io credo che il partito per una questione morale avrebbe dovuto chiamare Marco Alessandrini e dirgli: tu per noi del PD risulti essere il candidato unico per le primarie chiaramente che bisogna fare e realizzare. Oggi però purtroppo in politica non c'è più l'umiltà,
questo mi sono reso conto, non ci si fa più un esame di coscienza. Cioè, io credo che ognuno di noi, quando fa una cosa, questo forse non si usa più, bisogna dire, no, ma io questa cosa sono capace di farla, questa cosa sono in grado di farla. E poi, una volta che eventualmente per sbaglio, per caso, io ricoprirò quel ruolo, no? Saprò effettivamente essere in grado. Io credo che questo purtroppo nella vita di tutti i giorni oggi non si fa più, credo che invece bisognerebbe ritornare a pensare in questa maniera. Io ripeto, credo che ognuno di noi ha delle peculiarità, ha delle caratteristiche, delle doti, delle qualità, chiamate come volete. E io credo che Marco, rispetto a tutti quanti noi, e intendo dire noi, quelli che siamo stati eletti nel Consiglio Comunale del 2009, sia quello che ha più caratteristiche rispetto a tutti noi per poter ricoprire questo ruolo. Poi per quanto riguarda la regione, Luciano ancora non arriva, ma non c'è storia. Secondo me il candidato è Luciano D'Alfonso, chiaramente, che io voglio aiutare affinché possa diventare. Voi dovete sapere che la storia di Luciano D'Alfonso, come questa è una cosa che vi scopro stasera, Luciano D'Alfonso voleva essere candidato da tantissimi anni, voleva essere candidato ai tempi in cui Falconio fece il presidente della giunta regionale. A quel tempo imperava Marini, noi stavamo in via di Burtina, io piccolo consigliere di quartiere, presidente del consiglio di quartiere, non ricordo bene, mi trovai in una riunione, ma per caso mi sono ritrovato, dove c'era il segretario provinciale di allora di L'Aquila e il segretario cittadino di allora di L'Aquila, che dissero a Marini: se noi candidiamo Falconi abbiamo perso, noi dobbiamo candidare D'Alfonso. Marini purtroppo, non so la motivazione, poi loro lo sanno, non candidò Luciano D'Alfonso e perdemmo le elezioni. Poi ci fu il momento in cui Luciano si ripropose, ma purtroppo anche allora non ci fu questa occasione, perché c'era del turno. Poi è successo quello che è successo. Oggi Luciano non voleva neanche candidarsi al sindaco di Pescara, dopo averlo fatto per la prima volta. Lo costrinse a candidarsi a sindaco. Oggi io credo veramente che Luciano sia il migliore in assoluto. Ma non è perché, vedete, uno, Luciano o lo ama o lo odia. È una cosa strana, un sentimento strano quello che ti dà. Perché Luciano è uno che riesce a portarti veramente alle stelle e poi probabilmente anche alle stalle. Però io ho avuto modo di conoscerlo adesso che io ho fatto l'assessore al Comune di Pescara, un sindaco, e veramente altro che il camion che adesso si è fatto, travolge tutto. Perché in realtà è instancabile. Cioè lui quando dice, no? Uno probabilmente pensa che lo dice così, giusto per dirlo, quando parla: io lavoro 14 ore al giorno. Ma è vero che lui 14 ore al giorno. Io mi ricordo che lui alle 8 la mattina, a me mi chiamava, alle 8 la mattina, mi chiamava a casa, per potermi dire: hai fatto questo, hai fatto quello, per darmi quello che il compitino di quello che avrei dovuto fare durante l'arco della giornata. E poi la cosa più bella è che stava su tutti i problemi, non è che stava sul problema, io per esempio avevo l'assessorato all'edilizia scolastica, oppure le case popolari, gli asili nido, i cimiteri, però lui stava anche su altri problemi, sui problemi dei lavori pubblici, sui problemi dell'urbanistica, sui problemi del sociale, cioè stava su tutto. E lui voleva che noi, da un certo punto di vista, fossimo come lui, cioè che fossimo attivi, fossimo sempre presenti, fossimo dedicati al lavoro ogni giorno. Concludo dicendo una cosa che, calcisticamente parlando, è il Maradona della situazione, Gian D'Alfonso in Abruzzo.
E io credo che molti di noi, forse non voi, ma molti di noi, intendendo dire nella città di Pescara, nell'Abruzzo, ancora non si è reso conto della risorsa che noi abbiamo. Cioè lui era uno che riusciva dal nulla a poter reperire dei finanziamenti da tutte le parti e a fare realizzazioni. Noi, quando dicevano ma non ci sono soldi, non ci sono più soldi, adesso bisogna grattare il fondo del barile, noi abbiamo lasciato 6 milioni e mezzo di euro a questa amministrazione comunale che non è riuscita a fare nulla. Adesso sta cercando di fare delle cose, a 3 mesi dal loro mandato elettorale. Cioè mi sembra che sto rivivendo un sogno, e io provengo dalla Democrazia Cristiana, non mi vergogno di dirlo perché non sono un democristiano pentito. Io mi ricordo nella Democrazia Cristiana che cosa si faceva spesso e volentieri. Durante il mandato, per i primi 4 anni, tanto si diceva sempre, durante i 4 anni non si faceva niente. L'ultimo anno dai a fare i lavori, no? Con il caos e confusione totale. Oggi è così. Mi sembra di essere ritornato a quel tempo, che si faceva niente e poi si faceva tutto, o si cercava di fare tutto. Io quello che vi voglio chiedere e concludo, aiutiamo Marco, aiutiamo Luciano D'Alfonso, il 9 marzo, votiamoli, andiamo nelle sedi che sicuramente si realizzeranno sulla città di Pescara, cerchiamo di fare il passaparola, perché quello è quello che conta. Noi dobbiamo cercare, Luciano D'Alfonso quando vinse la prima volta nel 2003 contro Carlo Masci, non è che vinse perché solo la città di Pescara si è mobilitata, lui ha vinto perché i paesi limitrofi alla città di Pescara si sono mobilitati. Come si sono mobilitati? Andando a fare il passaparola con amici, parenti che stavano a Pescara, dicendo votiamo Luciano D'Alfonso, così si vincono le elezioni. Se noi nel segreto dell'urna andiamo a mettere un segno, punto, e facciamo solo questo, le elezioni non si vincono, perché noi purtroppo non siamo andrati, non riusciamo poi a contattare tutti i cittadini di Pescara o addirittura della provincia di Pescara o addirittura tutta quanta l'Abruzzo. Non è possibile. Quindi allora dovete cercare voi di aiutarci. Se voi ci aiutate facendo telefonate, cercando di farvi un elenco, cercando di dire a qualcun altro, appunto a voi che vi sta a cuore, mi fai una cortesia, mi voti Luci, mi porti, mi vai a votare Luciano Alfonso, mi vai a votare Marco Alessandrini. Solo così si riesce a fare. A conclusione una sola preghiera, io la volevo fare a Marco e a Luciano, che però in questo momento non è presente, ma spero che qualcuno poi glielo voglia riferire. A conclusione dicevo una sola preghiera: sappiate dare durante la consigliatura a sindaco e al presidente della giunta regionale il meglio di voi stessi per la nostra Pescara e per il nostro Abruzzo, affinché le famiglie della nostra comunità possano rivivere momenti di benessere e di serenità, perché ce ne vuole, perché adesso noi stiamo vivendo tragedie. Stiamo vivendo tragedie, io credo che non so da quanti anni non si verificavano persone che si uccidevano, chi perché non aveva il lavoro, per chi diciamo in pratica l'impresa ormai stava fallendo. Io non lo so che cosa sta succedendo in Italia, una svolta occorre farla. E io vi dico subito, poi qualcuno di voi non condividerà, io ho votato Renzi. Ma io ho votato Renzi non perché credo che Renzi sia il migliore, non perché io ho la sfera di cristallo dove posso dire che Renzi è il più bravo di tutti quanti e abbia il tocca sana, la medicina per curare, ma io l'ho votato perché quantomeno c'è la speranza. Poi può darsi pure che non faccia nulla, può darsi pure che non io ho sbagliato, però quantomeno c'era la speranza. Di là credo che forse non c'era la speranza, perché erano ormai persone che già navigate, che già avevano avuto il potere forse per 40 anni, ed è il momento di cambiare, perché altrimenti Grillo
e tutto questo movimento che si è creato attorno ci si mangerà, ci si mangerà. Noi dobbiamo ritornare a fare le cose, ad essere seri e non a fare il patto che fa Berlusconi con l'italiano dicendo due cavolate, scrivendole e poi non rispettandole. Noi dobbiamo fare il patto con gli italiani, ma poi alla fine rispettandolo veramente, cercando di fare di tutto e di più affinché gli italiani cominciano a stare bene. E per questo, Marco, io ti prego, cerca di utilizzare la tua intelligenza, la tua forza, il tuo carisma affinché Pescara possa risorgere. Grazie. Buonasera a tutti naturalmente, signore e signore, ladies and gentlemen, madame e messieurs, così da un tocco internazionale. Innanzitutto diciamo andiamo subito sul sentimentale, perché i sentimenti contano nella politica e nella vita, e cioè io vi dirò fra un attimo il percorso che mi porta qui davanti a voi, però lasciatemi esprimere naturalmente il ringraziamento per tutti voi che siete qui, che dedicate il vostro tempo in questa sala angusta, caro Balducci, e poi il piacere di essere qui con Alberto, perché la politica, beh, diciamo che non sempre è un, diciamo, un luogo da gentiluomini, eppure nascono delle simpatie che vanno, delle amicizie che vanno al di là di queste cose. Nel mio caso nascono subito, sin da quando sparuto neoconsigliere, mi ricordo, partecipai alla sua festa di, diciamo, ringraziamento dopo le elezioni del 2008, in quel di Nicoli, se non da lì, diciamo, ho cominciato a capire, ho cominciato un rapporto che dura fin qui e che andrà oltre, e di questo sono particolarmente contento, perché in un certo senso mi sento a casa ed è una bella sensazione, perché non sempre ho avvertito questo feeling nei confronti del, diciamo, del mondo politico, ma d'altronde nessun medico mi ha ordinato di frequentarlo e dunque è una mia libera scelta. Perché io sono qui? Sono qui perché i partiti politici sono in crisi come la società, e la funzione di guida e di direzione politica appunto probabilmente è un po', come dire, zoppicante. Se alla politica, in qualche misura, parlo per la diretta esperienza, si è sostituito una nuova divinità, il sondaggio, un po' berlusconiano forse, oppure semplicemente tipico di una fase post-ideologica, come si dice, che noi stiamo vivendo. E dunque, diciamo, consentitemi questo breve excursus, abbiamo quasi un po' da parlare che arriva il nostro candidato presidente. E diciamo si è iniziato naturalmente a ragionare su un percorso che doveva portare il Partito Democratico alle elezioni di giugno in questo senso, sia con la valutazione di guardare al nostro interno o cercare all'esterno. Io personalmente ho sempre, diciamo, creduto che la seconda soluzione fosse giusta, perché i partiti non devono chiudersi in se stessi, ma devono aprirsi, devono dialogare con la società, devono essere in grado di attrarre, e lo devono fare in un periodo così difficile. Tutto questo alla fine non è successo, ed eccomi qui, a distanza di 5 anni, un po' più vecchio, ma ancora più giovanotto, io ho 43 anni, sono nel pieno della mia energia fisica e intellettuale in qualche modo. Mi sono trovato posto poco tempo fa dinanzi a un'alternativa che mi ha ricordato Mike Bongiorno, cioè lascia o raddoppia. Voglio cioè dire che all'indomani del dato molto chiaro, che ha piacevolmente sorpreso anche il sottoscritto, circa la mia spendibilità in questo settore, io ero, dicevo, dinanzi all'alternativa, o diciamo, me ne vado sostanzialmente, e deludo in qualche modo delle aspettative, delle speranze, degli stimoli che mi sono stati posti molto fortemente, oppure raddoppio. E raddoppio perché sono qui, perché credo che dinanzi alla responsabilità non si debba fuggire, perché vi dirò che oggi il mio sentimento è diverso da quello di 5 anni fa, è diverso perché è frutto di una cosa che non esiste nei libri, perché ho provato a cercare in libreria, in biblioteca, il libro dell'esperienza, in ordine alla L non c'era, neanche alla E, perché purtroppo l'esperienza è una cosa che impari strada facendo, e d'altronde di andante non ci sono vie, la strada si fa camminando, dicevo, poi è spagnolo.
E dopo 5 anni mi ritrovo investito di un grandissimo onore, cioè la possibilità, perché ci sono le primarie su cui arriverò fra un attimo, la possibilità di rigiocare una partita che naturalmente per me assume anche i caratteri della rivincita, perché nonostante, diciamo, l'aspetto così algido che qualcuno dice io avrei, naturalmente un cuore batte in questo petto e non mi è certamente passata quella storia, quella stagione così, diciamo, difficile, perché Alberto ha ricordato il clima che tutti ricordiamo in cui essa è sola. Oggi è tutto diverso perché il quadro politico è mutato, perché la cittadinanza ha visto 5 anni di amministrazione che paradossalmente da inerte è diventata addirittura dannosa, perché almeno per 4 anni non hanno fatto niente, adesso stanno facendo un casino pazzesco in città. Io non so, immagino di sì, quanti di voi hanno avuto l'avventura di prendere l'automobile e di avventurarsi lungo le nostre strade, sembra quasi fatto apposta per mostrare il lato più, diciamo, più ottuso e più inutile della pubblica amministrazione. Però è cambiato tutto, perché rispetto ad allora noi viviamo, diciamo, la crisi più profonda e più lacerante della storia della nostra Repubblica, perché la prima volta dal dopoguerra in poi, diciamo, l'idea che i giovani possano avere un futuro migliore dei propri genitori vacilla, cioè il futuro delle nuove generazioni è assolutamente incerto. Di questo ne abbiamo, no, una visione plastica camminando per le vie della città, le saracinesche chiuse, le insegne che non aprono. Ma più che questo, ciò che a me colpisce è l'idea che la coesione sociale stia vacillando in qualche modo. L'idea cioè che le tensioni, il bisogno, hanno determinato un clima davvero pesante. Io questa mattina passavo davanti a un luogo che mi inquieta sempre, in via D'Annunzio c'è Equitalia, un luogo un po' simbolo della, diciamo, pressione fiscale con cui i cittadini e imprese devono fare conti da tempo a questa parte, come in passato è accaduto che c'è un imprenditore incatenato che offre in vendita il proprio occhio e il proprio rene, ma ci sono tante storie terribili, i suicidi per la crisi, insomma cose cui non eravamo abituati. Allora, dinanzi a questo clima, io penso che si debba recuperare una trama spezzata ma indispensabile, che è quella della fiducia reciproca tra le persone. L'idea cioè che la pubblica amministrazione, mi candido a fare il sindaco di questo comune, la pubblica amministrazione non sia un nemico da combattere, che, diciamo, non è una fortezza inespugnabile, ma uno strumento che ti possa semplificare la vita. E certo, guardando quello che c'è intorno, più di un sospetto solo. Però per fare questo io, diciamo, in questi giorni sto molto pensando alla metafora della corsa. Diciamo, io sono un ex giocatore di basket, le ginocchia mi fanno male, non me ne voglia il coach, e quindi corro, perché la corsa, come uno sport, dicevo, mi sembra una metafora della vita. Penso che il senso della corsa è quello di andare insieme in una direzione. Naturalmente noi aspettiamo il nostro candidato presidente, non mi sfugge nel clima di differenza da allora il fatto che noi adesso vogliamo puntare a una filiera istituzionale la più efficiente possibile, perché non sfuggirà a nessuno dei presenti che D'Alfonso, presidente della regione, avrà ovviamente una particolare cura, se così si può dire, per la città in cui egli è nato, cresciuto, asceso e caduto politicamente, da cui ripartiremo tutti. Poi c'è una cosa su cui sto riflettendo e che mi lascia molto, diciamo, mi fornisce molti stimoli. Io in questi giorni sono contento che ci sono le primarie. Magari si possono organizzare le meglio la prossima volta, perché probabilmente è un po' troppo esteso questo parterre. Si potrebbero pensare a meccanismi anche molto semplici, l'innalzamento della soglia delle filiere, ma insomma non scendiamo in tecnicismi che non interessano a nessuno. Le primarie secondo me sono molto utili, perché comunque rimettono in moto entusiasmi, energie, macchine da guerra e soprattutto, diciamo, allenano al confronto e alla battaglia. Io ovviamente punto a vincere le primarie e a confrontarmi alle secondarie, perché il punto è questo: qui non si tratta solo di vincere le primarie, che troppo spesso sono diventate una competizione interna al partito che non interessa bel niente ai cittadini. Quello che conta è vincere le secondarie, elezioni che saranno molto impegnative, perché il quadro politico, diciamo, è cambiato.
quadro politico, oltre alla tradizionale distinzione destra-sinistra, voi sapete poi il ruolo, l'importanza delle liste civiche nella realtà locale, ma soprattutto il fenomeno del Movimento 5 Stelle, che naturalmente non esisteva poco tempo fa, che è accreditato di grandi numeri. Il fatto che esiste anche una legge elettorale che impone il raggiungimento della maggioranza assoluta, questo significa che molto molto probabilmente sarà necessario un turno di ballottaggio, quindi abbiamo le primarie, le secondarie e i tempi supplementari, ci mancano i calci di rigore e praticamente però no, la monetina no, non sarebbe, per quanto oggi parlavo con degli esponenti della cultura i quali mi hanno raccontato una cosa di cui voglio parlare al nostro candidato presidente, che diciamo nel mondo dell'associazionismo culturale c'è una strana legge regionale per cui in caso di parità tra diciamo, partecipante e un bando pubblico si risolve con veramente il bussolotto, quindi talvolta la realtà supera la fantasia. Voglio dirvi qualche cosa su cosa penso di Pescara e su cosa mi impegnerò. Io dinanzi a voi prometto, come sto facendo in questi giorni, voi lo potrete verificare, il massimo impegno, perché sono consapevole che oggi chi si propone per guidare una città, chi ci mette la faccia in un ruolo così importante e delicato, debba farlo spendendosi al massimo delle proprie possibilità. Questo per quanto mi interessa, ma ve lo dico, diciamo, mi crea anche una scelta personale che trovo difficile, ma che comunque ho fatto senza diciamo battere ciglio. Io ho sempre tenuto molto, sono un avvocato, nella vita la mia indipendenza professionale, che è quello che mi diciamo, consente di guardare alla politica come un servizio e non come un lavoro. E tuttavia, se uno si candida a fare il sindaco di Pescara, deve naturalmente mettere nel conto che farà solo quello 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno per 5 anni. E quindi diciamo mi organizzerò per fare in modo che quando finirà la mia esperienza poi ci sarà un luogo, un ufficio in cui tornare per un'altra vita. E questo non so, forse avrà anche incidenza un po' sul, io insomma, cerco di fare molte cose nella vita. A me diciamo mi hanno sostanzialmente accusato di essere stato poco presente in consiglio comunale. Io credo, questo lo dico molto sinceramente perché è un argomento che così mi ha fatto un po' sorridere, molto spesso ho trovato assolutamente autoreferenziale il dibattito politico, un dibattito avulso dalla realtà, scollegato dai bisogni dei cittadini, un dibattito francamente anche molto dal fiato corto, chiuso all'interno di una maggioranza che la cui mancata apertura alla società è diciamo, testimoniata plasticamente da quei tornelli che ci sono all'ingresso del comune. Io penso che politica significhi polis, polis vuol dire città, e penso e ho seguito un'altra via, quella cioè di dialogare con segmenti vari, trasversali della società. Se leggo, se scorro no, il mio diario virtuale, che è la bacheca di Facebook, che è uno strumento trasversale che ha cambiato la vita di tante persone, insomma con i capelli bianchi o meno, mi accorgo di quante cose fatte, di quanti incontri, di quanta esperienza, quanta necessità di confronto e di ascolto è indispensabile mettere in campo, a costo naturalmente anche di pagare prezzi, perché penso che questo impegno diciamo, sicuramente avrà riflessi sulla mia vita privata, per quanto, ripeto, di interesse, perché io vi consegno la mia vita privata in questo momento. E poi vorrei dire due cose su quello su cui stiamo lavorando. Io ho intenzione, visto che questa volta c'è tempo, e da ciò il mio ringraziamento per le primarie, ho intenzione di naturalmente stilare un programma che non sarà un papiro monumentale, un libro dei sogni, eccetera, ma l'indicazione di priorità che mi impegnerò a perseguire, dando anche una scansione cronologica visibile, di modo che ci sia quello che in gergo aziendalista si chiama accountability, cioè la verificabilità dell'operato dei soggetti che sono in campo. Io penso che oggi come oggi chi si candida a guidare una comunità così importante, Pescara ha 117.000 abitanti, dati Istat del 2012, un dato che mi ha sorpreso perché è un po' in controtendenza rispetto ai numeri che circolano, no? Cioè 129.000, 124.000 come ha detto il sindaco nell'intervento tempo fa, 117.000 in una città che diciamo
perde numeri a favore naturalmente della corona urbana che c'è intorno, che al contrario cresce. Una città che è sempre stata vista come una città contemporanea, una città tipica della modernità, il che è un po' in linea con la sua storia recente. Una città della ferrovia e del commercio, una città in crisi e in difficoltà. Allora io penso che si debba tenere d'occhio a questo, due diciamo poli di attrazione. Io credo che debba avere centralità l'attenzione alla qualità della vita delle persone e delle imprese, che significa naturalmente non solo snellire una macchina burocratica che troppi lamenti mi ha fatto ascoltare in questi anni da parte dell'utenza, perché non è possibile che chi oggi ha, non so, l'idea così bizzarra di aprire un'attività economica debba combattere mesi per i permessi per una insegna. Non è possibile, bisogna agevolare chi fa impresa, e agevolare chi fa impresa significa creare ricchezza, e creare ricchezza significa distribuire ricchezza. Quindi dobbiamo avere un'attenzione massima a questo. Qualità della vita poi significa anche attenzione al bello, questo non per un gusto estetico chiuso e fine a se stesso, perché diciamo, gli studi economici più avanzati, io ho qualche lettura alle spalle, evidenziano un dato, e cioè che la produttività delle imprese risente fortemente della qualità della vita e dell'ambiente in cui esse operano. Conta molto di più questo piuttosto che avere un'aliquota fiscale con uno 0,5 in meno di tassazione. Attenzione alla qualità della vita significa porre centrale la questione della tutela e salvaguardia del territorio, che è un bene prezioso, indispensabile, unico e non ripetibile. Il territorio, non solo a Pescara, in Abruzzo, in Italia, che è stato oggetto in 60 anni dal dopoguerra in poi di una, diciamo, di un modello di sviluppo che oggi mostra i suoi limiti. Cioè voglio dire che la cementificazione selvaggia, questo senza avere particolari tensioni ambientaliste, ma solo osservando i fatti, cementificazione selvaggia ha portato a divorare porzioni di territorio che non si possono immaginare. Negli ultimi 15 anni in Italia è stata edificata un'area pari all'Abruzzo e al Lazio. Stanno di fatto scomparendo i luoghi isolati, quelli in cui tu puoi tracciare un diametro di 5 km senza niente intorno. Questo perché, ripeto, non per particolari tensioni ambientaliste, ma per la consapevolezza che la bellezza si basa anche sullo specifico del nostro territorio, su questa natura che il nostro Signore ci ha donato così generosa. Chi viene a Pescara non se ne vuole andare, nonostante il periodo difficile. Qui c'è il mare, c'è la montagna, c'è la provincia dolce in un certo senso. E noi su questo dobbiamo impegnarci al massimo. Mi piace anche l'idea della messa in sicurezza del territorio. Ma voi avete notato in questi tempi quante frane, alluvioni, terremoti ci sono, questi morti che richiamano le nostre coscienze nei confronti dell'uomo che stolto ha sfidato la natura. Noi l'abbiamo visto qui a Pescara, ma vi pare possibile che lungo la golena del fiume si costruiscano case che sono vuote peraltro, sono appartamenti vuoti, ma vi pare possibile che in una delle casse di espansione del fiume Pescara è sorto Megalò, quell'area è un'area pericolosissima e adesso se ne vuole fare un secondo, ma che modello di sviluppo è questo? È irresponsabile e diciamo significa dare sfogo a degli appetiti ciechi che non portano, appetiti di denaro naturalmente, che non portano nulla a noi comunità. Quindi io mi porrò questa come priorità, l'esigenza di salvaguardia del territorio, che non significa solo pulire i tombini dai pini, dagli aghi di pino che gli intasano, ma significa anche fare un serio piano, certamente di concerto con il Presidente della Regione, che mappi l'area vasta di cui pescare interno e fornisca interventi pronti e rapidi. Poi da ultimo voglio fare un riferimento ad un altro aspetto. Io mi candido, come detto prima, a fare il sindaco di Pescara, non altro, e so cosa deve fare un sindaco, non solo dal punto di vista dei poteri che la legge gli attribuisce, ma anche e soprattutto dal punto di vista della, come si dice, moral suasion, cioè della persuasione, del fatto di essere in campo su vari temi. Io un po' d'acqua che purtroppo poi canto anche una canzone dopo. E dicevo, io sono consapevole il sindaco cosa deve fare,
penso che si debba avere una particolare attenzione al lavoro. Il lavoro nobilita l'uomo. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, recita l'articolo primo della nostra Costituzione. Il lavoro è dignità delle persone, una dignità troppo spesso offesa da quella serie di episodi che raccontavo prima, di disperazione e di soldi. Allora io certo, se farò il sindaco, non potrò aprire una fabbrica, sebbene mi piacerebbe eliminare questo comitato. Però mi impegnerò a favorire l'innovazione, perché l'innovazione è anch'essa, come diciamo la bellezza prima, un fattore che genera ricchezza. Noi naturalmente non siamo nella California della Silicon Valley, in cui i geni del computer, magari ventenni, inventano diciamo cose che poi valgono milioni di euro, ma innovazione significa procedimentalizzare in maniera più snella l'attività della pubblica amministrazione, significa tenere conto che Pescara è una città di creativi, come testimoniato dall'elevatissimo numero di brevetti che noi produciamo, come testimoniato dalla vivacissima vita culturale che qui c'è. Vi dicevo, sono reduce da un incontro con il mondo, con questo mondo poc'anzi. Ma innovazione significa anche favorire l'aggregazione di giovani professionisti, per esempio, dare loro spazi e risorse per intraprendere appunto un'attività d'impresa, sia pur intellettuale, perché se si mettono insieme un avvocato, un architetto, un geologo, viene fuori sicuramente un prodotto innovativo. Per fare questo, tuttavia, io penso che sia anche necessario, perché un po' noi tutti ci interroghiamo, e cioè la necessità che si cambia se si vuole cambiare tutti insieme. Io cito la cosa più banale, l'attenzione, la cura dell'ambiente, del bello. È semplice, basta non buttare delle carte per terra, basta magari se uno fuma conservare il mozzicone in attesa di un portacenere. Significa conferire per esempio immondizia negli orari previsti. Significa tante piccole attenzioni della vita quotidiana. E penso, e questa è un po' la missione che io cercherò di perseguire con tutte le energie di cui sarò capace, che per fare questo c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Io certamente diciamo, credo nel concetto di squadra, perché penso che uniti si vince sempre. Sono quindi contento che questo percorso lo faremo con Alberto, sicuramente, che sapete sarà il nostro consigliere regionale. Sono sicuro che faremo questo percorso con il nostro presidente di regione Luciano D'Alfonso, che vediamo fin qui, sono rimasti i gesuiti, sta confessando qualcuno probabilmente, e naturalmente con questo signore qui che non mi ricordo chi sia. Grazie a tutti. Se qualcuno deve fare qualche domanda oppure deve fare un intervento, vuole dire qualcosa? Beh, volevi dire qualcosa, volevi dire. Dai! Lei posso far lavorare io, dire Alessandrino. Vieni. No, incarna un po' quello che è un po' il cuore del tagliato.